Non è ancora stato vinto, anche se manca poco per vederlo bianconero, ma lo scudetto 2012 sembra già destinato a entrare nella storia come il tricolore dei fantasmi. Sono passati 60 giorni dalla sfida scudetto tra Milan e Juventus, ma per Allegri il tempo si è fermato a quella fredda sera di febbraio. Frastornato da quella che in casa rossonera è considerata la madre di tutte le ingiustizie, il tecnico livornese si sente perseguitato dalla sfortuna e dalla nuvoletta di pioggia che imperterrita. Lo segue rovinandogli il campionato, una sfortuna prolungata quasi fantozziana, così si sente Allegri e non lo nasconde. Me lo ricordate il film di Fantozzi? Che quando dice che quando pescano il ratto, dice, è un pesce ratto, può piacere o non può piacere? Può piacere, può non piacere, ma come un fantasma la sua presenza legge sullo Juventus Stadium e sulle maglie bianconere della prossima stagione, è la terza stella. Simbolo della rinascita della Juve, dalle ceneri della Serie B alla gloria dello scudetto, quasi vinto in questa stagione. Sarà celebrato così il tricolore se arriverà, forse già in casa contro il Lecce, ma è più probabile anche nei piani della società che la festa avvenga a Trieste, sul campo del Cagliari, esiliato dalla Sardegna. Un sogno che da oggi sembra un po' più vicino, anche perché il presidente della FIGC, Giancarlo Abete, per la prima volta non chiude questa ipotesi. Vedremo le risultanze del campionato e saremo naturalmente attenti. È un tema che discutereste comunque? Se fosse un problema che si porrà, al momento viene posto in termini di evenienze, cosa comprensibile per chi svolge un'attività giornalistica, ma comunque non c'è nulla di concreto. Tra i fantasmi dei gol passati e quelli delle stelle future restano ancora 4 giornate di questo campionato, anche se la sensazione è che il calcio giocato non interessi già più a nessuno.